Mi chiamo Franco Baudino e sono d'Elvo, a istanto 3 anni, sono sempre vissuto a Elvo, dicevo al paviglio finché mi sono terra. E noi in qui siamo insieme alla casa della Meridiano, la casa del bosco, ma la chiamiamo qui d'Elvo, perché avevo il museo di Pel, il negozio, un piccolo negozio. Elvo è nella Valmairo, tra la Valmairo e la Valvaraccia, ma è in canto la Valmairo. Confine con la Valvaraccia, il canto con la cresta di San Michele e poi a 6 anni di là. Le arrivi più basse sono a 1350, le due arrivi più alte sono a 1820, e gli avvintano un rio. E in botte avvio, dal 900 avvio 1300 e passo abitanti, avvio si è anche a Trento. E allora una particolarità che a parte che aveva un senso parte dal 1930 qualcosa che aveva un senso che aveva già commerciante di pel, Drango Sabenren. E andavo i pel per sempre, mia madre lavorava fino all'estanto. Tutti i miei della mia famiglia erano tutti cavie, sia dal canto di mia madre che dal canto di mio padre. E giravamo al Veneto, lo fraire dal mio Raipetè, che era dal 1949, era a Parma. Anche ai bia da visito, Baudino Costanzo, negoziante capelli umani. Avevamo fatto questo museo, in questo caso che lo qui mi ha accettato, avevamo attrezzato tutte le spolvere, tutto, ma lavoravo i peli in botte. E sì, lavoravo, diciamo, la maggior parte delle famiglie lavoravano tutti i peli. E aveva de gente che aveva magari 15-20 figlie e anche donne che facevano qua, avevano proprio il libretto paga, lo stemma di peli. Di peli sì, aveva pochi che facevano le parrucche, chi che facevano le parrucche era un foro di sì, tutti i commercianti grossi era un foro, a chi mandavano con i peli a lavorare, sì, e poi mandavano giù mai via, finì. Io avevo il primo lavoro, perché di peli avevo due qualità, i cavei dal pento, lavoro, si dice in gergo di cavie, lavoro, e gli altri peli che tagliavano direttamente dalla testa, no? La cupo, che lo chiamo la cupo. E la burra donava il lavoro, alla fine aveva delle scarte, ma restava un bie, ma gli altri peli, ma aveva tanto scarte e donava più lavoro. Quindi il primo lavoro è sciarpire, cioè districare. Il secondo lavoro è bristiare, passare su un altro ferro. Il terzo lavoro è tirare, sporche, ancora impulite. Dopo aver tirato, facevano le bestie, come si dice, le ciocche, pres, e lavavano. A lavarlo si chiama voltare. Mi avviso che mia madre sgavava fino all'anello d'oro perché buttava il savone di Marseille e il sodo. Quindi tutte le mani rovinate, quando io ho finito di fare quel lavoro. E però sbattivo in laigo, e a chi corre sbattere in laigo, le teste e le cue vanno buttate tutte insieme. Perché il bozzo sono meschiai per a teste e le cue. Ma tu mai sbattivi in laigo, apri allora il tatto dal de e da corsia dunta via la testa, cioè il bulbo. E allora i viravano e buttavano tutti insieme. Cure avevano voltato, cioè lavavano bot, e rilavavano, dai che savuma. E poi stendevano qui, ma stendevano i bagagli, si usano in filo e si usano su lei. A presi tiravano un bot e facevano intorno le bestie, come si dice, le bestie insieme. E cure erano finì le teste, cioè i bulbi, venivano tagliati e stuserini, perché servivano a niente. Però servì un mappa per lavorare il pelo e buttare tutti insieme, perché dunta la cuola è più sottile, dunta il bulbo è più spesso. Per scuro, vi un finì di lavorare, tagliavo, rirasavo un bene a bui, stuserì, ed erano pronti, buttavo un te di caisson e spedì un turno. Gli arrivava di saccare di burro da lavorare, non piare alla posta buiase, portavo, sì, lavorava un quintale il pelo. Sì, la gente viveva del son che producivo, praticamente erano scasi autosufficienti. L'unica cosa che mancava noi altri sì che si entropavano le castagne e la pulento, a cui avevano accettato fuori. Di fronte erano autosufficienti perché avevano i panatier, avevano i ferrier, avevano chi che facevano la telo. E la gente si piantava lo lin, si piantava lo ciarbu,
tutto per uso personale. E a chi che era un estipuabile facevano con estesi in mezzo da bosco, facevano i mobili. Appresi avvio le squadre che i reseaire, che si dei segantini, i reseaire che tal tempo che avvioreni i grossi travai della campagna di sta dotun e primo, a chi avvio le squadre che reseaire un bium facevano le post. Le poste di assi, no?